una casa per anziani. È stato molto bello. E vi chiederei un applauso per prendere respiro, solo una cosa. Guarda come sono ridotto, eh. Ecco. Questa è l'impietosa regia che mostra il declino di un uomo. Tra l'altro, non lo so, non mi riconosco più, sembra una specie di parroco, tra l'altro. Grazie, ecco, ringrazio la regia. Sì, sono bellissimo, ma sì, vi ringrazio, e ringrazio i figuranti che sono stati pagati. Un attimo solo, per favore, di silenzio, perché devo ritirare la pancia per 5 secondi che c'è una foto. Ok, grazie mille a te. Ora basta foto da qui in poi. Però sappiate, signori e signorine, che c'è stata un'epoca in cui in realtà, tra il luglio del 93 e l'agosto dello stesso anno, in cui sono stato in una forma fisica perfetta, e in quel mesetto devo dire che mi ero così conquistato. C'è poco da ridere, cosa c'è da ridere? Per favore, la sicurezza è qui, prendete queste persone che ridacchiano. Comunque, un attimo di parentesi, vado avanti per un'ora a parlare. Volevo anche ringraziare queste persone qui che stanno ballando i pezzi come se fossero a un concerto di Sepultura. Non uscivate da anni, dite la verità, eh? Si vede, io ho un po' un pubblico di disadattati, gente che non esce quasi mai, e quando va ad un concerto che sa che cazzo gli sembra. Bravi, continuate così. Ok. Bene così. Non mi fate troppo applausi, perché poi i musicisti si arrabbiano che passo più tempo a parlare che a suonare. Ma io sto cercando di stringere le canzoni, che sono del tutto inutili per il cabaret, che invece è la cosa più importante. Insomma, in quel mesetto, vi stavo dicendo, fra luglio e agosto del 93, mi sono conquistato la fama di Dandy, e questa è una canzone... lo so, sì, sembra incredibile adesso, ma c'è stata un'epoca in cui spezzavo cuore. Il brano per voi, Caliandelli. Mia madre sfogliava 90.000 ed io ai suoi piedi leggevo il favello. Avevo 10 anni ma pensavo già alle donne, e chiuso nel mio bagno amato di Chanel. A scuola ragazzi giocavano al calcio ed io sul muretto citavo Berlin. Avevo 16 anni e pensavo solo al sesso, poi vidi le sue labbra e me ne innamorai. Ne scrissi più o meno 200 poesie, la prima diceva: amico, se fossi ancora al bar di Berlino a fumare il pollo, amico, quella volta adesso è lunga, quando imparerà la fame un bambino a piedi. Prima diceva:
Avevo 30 anni e vivevo.